Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Sì, questi sono 19 mm tagliati con l'incisore laser Atomstack X30 Pro con un modulo laser da ben 33 watt. Siccome sono riuscito a ottenere un bel codice di sconto, ma non vi anticipo nulla, vi dico solo che con il venditore stiamo trattando perché mi ha promesso di farmi avere il prezzo più basso del web. Speriamo che ci riesca perché effettivamente sono dei prodotti che sono molto richiesti e è difficile riuscire a ottenere prezzi molto bassi, ma farà di tutto per farvi risparmiare il più possibile. Considerate che attualmente è tra gli incisori laser più potenti e sono riuscito a ottenere questi ritagli, quindi ho realizzato questo quadretto per il dojo del Kyokushinkai, una disciplina d'arte marziale, il karate, che frequenta mia figlia, e quindi voglio farvi vedere con la scusa di questo codice di sconto pure come l'ho realizzato, considerando che essendo tra gli incisori laser più potenti, solo un incisore laser di questo tipo può permettervi di ottenere questi risultati, altrimenti è praticamente impossibile. E riuscirete a ottenerli solo ed esclusivamente se utilizzate legno pieno. Se utilizzate invece compensato, ci possono essere scarti, eccetera, allora possono esserci difficoltà. E vi farò vedere proprio in questo video che su un pezzo di un compensato ho avuto delle difficoltà. Quindi mettiamolo sul bancone, facciamo finta che stiamo iniziando assieme, vi faccio vedere tutta la procedura e quello che ho fatto. Iniziamo. E allora, quindi ho il file pronto, velocità 350 mm al minuto, 90% di potenza. Lavorerò su questa tavola in legno dello spessore di 19 mm. Facciamo il frame, vediamo che tutto è posizionato correttamente. Riverifichiamo la messa a fuoco, che ho già verificato, ma meglio essere prudenti. Ok, ci siamo. Quindi diamo il via. Ok, già sta tagliando. Mi raccomando, utilizzate sempre aspiratori, organizzatevi perché guardate quanto fumo viene emesso. Io tra l'altro mi sono organizzato con dei ventilatori perché tutto il fumo che va verso l'alto viene spinto via, altrimenti morirei intossicato. Quando faccio questi video purtroppo non utilizzo il box per il laser perché voglio farvi vedere la macchina. Comunque state vedendo che riesce a tagliare senza problemi. E quindi lasciamola lavorare, ma nel frattempo vi ridescrivo questa macchina che già ho recensito. Allora, abbiamo questo display, è un display magnetico che si può mettere sia nella parte frontale che eventualmente su altre parti metalliche, o poggiarlo anche su un piano di lavoro perché ha questo cavo HDMI a spirale. Nella parte più alta del controller abbiamo tutti i tastini. Questo è il tasto per il reset, questo è il tastino per accendere e spegnere, fungo d'emergenza nel caso in cui fosse necessario, quindi possiamo intervenire velocemente spegnendolo, anche se i cavi messi qua potrebbero dare intralcio. Quello che vi ho fatto vedere poco fa è l'accessorio che serve per poter mettere a fuoco, e da questa parte vediamo il nostro compressore per l'air assist che attualmente è messo alla massima potenza e viene alimentato grazie all'alimentatore che si sdoppia e porta la corrente sia al controller che allo stesso compressore, che poi a sua volta, grazie a questo cavo in silicone morbidissimo antipiegatura, raggiunge il nostro modulo laser da ben 33 watt. All'interno troviamo 6 diodi, quindi un modulo davvero potente, ben ventilato, quindi anche un po' rumoroso, che ci permette di lavorare con queste velocità. Come vedete sta andando molto veloce, stiamo parlando di 350 mm al minuto. Nella prima prova, nella prima recensione che ho fatto di questo incisore, mi sono reso conto che bastavano effettivamente velocità più elevate e una potenza più ridotta, però vi ho sempre detto che è meglio abbondare un pochettino, insomma mettere una potenza un po' più alta e andare un po' più lentamente, perché se dovessimo beccare qualche nodo, come vedete qua abbiamo un nodo, quindi se per caso dovessi beccare questa parte sicuramente non riuscirebbe a tagliare, quindi anziché rovinare e perdere tutto il lavoro, meglio impiegare un poco in più. Anche il montaggio non ve lo faccio vedere, ovviamente, perché semplice come tutti gli incisori laser dell'Atomstack, ma comunque nel mio canale trovate tanti video che riguardano il montaggio. Si tratta di profili in alluminio, in questo caso da 20x40 mm, e i movimenti sono azionati dai motori che trascinano tutti i vari assi grazie a queste ruote eccentriche. Ricordatevi sempre di stringere queste ruote perché se sono troppo lente avrete dei movimenti indesiderati, ma non esagerate, non stringeterle troppo forte perché altrimenti verrà frenato, farà troppa pressione sui profili. La stessa cosa per quanto riguarda le cinghie, devono essere messe alla giusta tensione sia a destra che a sinistra. Invece, per quanto riguarda il movimento del nostro modulo, arriva già montato e solitamente non è necessario intervenire. E tra l'altro, quando posizionate il vostro incisore laser sul piano di lavoro, fate attenzione perché guardate, non l'ho posizionato bene.
quindi ho l'incisore un po' ballerino. Fate attenzione, il mio piano non è regolare, quindi assicuratevi sempre che sia posizionato tutto correttamente. L'area di lavoro di questo incisore laser è 400x400 mm, però come vedete, avendo questo spazio nella parte bassa, possiamo inserire anche dei pezzi più lunghi, quindi che sporgano leggermente. Questo vetrino nella parte frontale del modulo funge da filtro, quindi permette comunque di osservare la parte interna, vedere quello che sta accadendo e protegge i nostri occhi, anche se io consiglio sempre di utilizzare degli occhiali, soprattutto degli occhiali certificati. Comunque sia, da questa parte abbiamo una quasi totale protezione e la stessa cosa dalla parte opposta. Solo da questa parte abbiamo la possibilità di verificare che sia tutto ok e che il punto laser corrisponda con l'area di incisione che abbiamo deciso di utilizzare. Come vedete, grazie alla presenza dell'Air Assist stiamo ottenendo dei tagli pulitissimi anche dove le linee sono molto vicine e non ci sono segni di bruciatura. La grandezza del punto di questo incisore laser è da 0,08 mm per 0,1 mm, non è piccolissimo, però corrisponde alla dimensione di tutti gli altri incisori laser che superano i 20 watt. Speriamo che in futuro la tecnologia ci aiuti e ci faccia ottenere dei punti di incisione più piccoli. Comunque con questa potenza, anche se non è proprio minuscolo, come vedete riesce a tagliare perfettamente. E come vi dicevo poco fa, qua abbiamo beccato un nodo. Quando io faccio le prove per rincensire gli incisori laser, faccio le prove assicurandomi che non ci siano nodi, perché quelli li considero degli imprevisti. Quindi in questo caso, anche con questo imprevisto, spero che stia riuscendo. Siamo già praticamente a metà del lavoro, quindi 43%, sono passati 9 minuti e effettivamente, guardando l'anteprima, mi indica circa 20 minuti di lavoro, 21 minuti e 53. Quindi corrisponde, il laser sta viaggiando esattamente alla velocità che aveva previsto Lightburn. Comunque il sistema di ventilazione che mi sono inventato, ragazzi, funziona, perché il fumo si va verso l'alto, non tutto può essere aspirato dall'aspiratore, soprattutto perché, come ho spiegato, lascio spazio per le inquadrature, ma questo ventilatore sta spingendo tutto verso fuori e poi quest'altra ventola porta via. Quindi organizzatevi se non avete un box, ma vi lascerò qualche link, ragazzi, guardate quanto fumo si forma, evitate di respirarlo. Comunque, a proposito di farvi vedere, andiamo sul sito Cafago. Come vedete abbiamo due modelli, praticamente è lo stesso incisore laser, però uno ha in dotazione, oltre all'Air Assist, anche il piano di lavoro. Oltre a trovare l'Air Assist, troveremo anche questo piano di lavoro per poter fare le incisioni. Come vi dicevo, 33 watt l'area di lavoro, 400x400, 256 bit di colori, quindi possiamo fare delle foto con molti dettagli, una scala di grigi molto corposa e la scheda è di nuova tecnologia, quindi aggiornata a 32 bit. E allora, ragazzi, lo sto rifacendo perché stupidamente ho spostato il pezzo, quindi come vedete stavo facendo una doppia incisione, quindi non mi coincideva, non avevo ancora finito, volevo assicurarmi che i pezzi si muovessero, quindi peccato perché già l'aveva praticamente tagliato quasi tutto. Come vedete mancavano solo alcuni punti, però ormai l'ho rovinato, quindi devo rifarlo. Va bene, a questo punto faccio entrambi i loghi e faccio un unico lavoro. Comunque già sta tagliando, si vede, e questa volta ho messo pure degli spessori. Adesso è arrivato il momento di incidere una foto e ritagliare questo pannellino, perché ho intenzione di creare una sorta di cornice. Mettiamo di nuovo a fuoco, mandiamo in home, facciamo di nuovo il frame e poi avviamo l'incisione. Come prima cosa creerò le sagome di dove andranno attaccate le cose che mi avete visto ritagliare. Come vedete sto facendo semplicemente delle incisioni leggerissime, mi serviranno solo come riferimento. Dopodiché faremo la fotografia, si tratta di un'immagine di un karateji, e dopodiché proseguiremo con i tagli e mi vedrete creare quindi questa sorta di cornicetta che secondo me alla fine avrà un gran bel risultato. Queste linee le sta realizzando ad una velocità di 10.000 mm al minuto, 45% di potenza. Invece i tagli, che in realtà andrebbero fatti dopo, però li sta facendo adesso, che, scusatemi, ho commesso un errore.
Ok, adesso ci siamo davvero. Scusatemi. Comunque, vediamo questa immagine che si sta creando su questo pannellino che non ho levigato appositamente perché voglio che abbia un effetto un pochettino rustico. E allora, quindi finita l'incisione di questa immagine, adesso passiamo ai tagli e voglio farvi vedere anche come si riduce il legno quando non si utilizza l'air assist. Guardate, in questo caso sono stati i tagli che avevo avviato per errore, però adesso faremo i tagli veri e propri, quindi utilizzerò l'air assist e eseguirò i tagli nello stesso punto e guardate che differenza, quindi la pulizia che otterremo. Adesso sta eseguendo i tagli con l'air assist, quindi la prima parte che vedete in basso sulla sinistra è la prima, quindi la prima parte. Guardate invece quella successiva, come vedete non c'è paragone, quindi riesce a tagliare grazie all'air assist in modo molto più pulito e anche più velocemente. In alcuni punti, purtroppo per via della qualità dei pannelli, come vedete, ci sono alcuni segni di bruciatura, ma questo dipende purtroppo dai pannelli. Quando becca un po' di colla in più o qualche scarto, e allora si crea questa bruciatura che per fortuna si rimuove facilmente. Anche in questo caso sto utilizzando dei parametri che io chiamo di sicurezza, perché come vedete sto andando veloce ma non velocissimo, quindi 350 mm al minuto, 90% di potenza. In questo modo sono sicuro che l'incisore riuscirà ad eseguire i tagli e non corre il rischio nel caso in cui ci siano degli scarti di rovinare il pezzo. Anche se potrei farlo più velocemente, riuscirebbe comunque a tagliare, mi mantengo sempre o con una potenza un po' più elevata del necessario, oppure con una velocità leggermente più ridotta. Al limite, se ci accorgiamo che non ha tagliato, possiamo fare un secondo passaggio. Quindi vediamo, già si vede comunque che ha tagliato, stacchiamo in questo modo. E qua, come vi dicevo, ci sarà qualche scarto. Infatti, è l'unico punto dove non ha tagliato. E queste cose vanno sempre tenute in considerazione. Sono avvantaggiato dal fatto che ho utilizzato comunque una potenza alta e una velocità bassa, però quando succedono queste cose, purtroppo si rischia di rovinare tutto. E ora recupererò questo pezzo di scarto, ricavando quindi dei ritagli di altri componenti che faranno parte della cornice. Questo tipo di griglia, che comunque vi recensirò e vi lascerò anche il link per poterla comprare, è molto comoda perché come vedete i pezzi vanno a finire direttamente giù e abbiamo la possibilità poi di recuperarli e buttarli con facilità. Invece nella griglia a nido d'ape, con la quale comunque mi trovo pure benissimo, si possono incastrare essendo così piccole all'interno dei vari forellini. Tagli eseguiti perfettamente perché in questo compensato non erano presenti né scarti né altro, quindi riuscite a meraviglia. Anche in questo caso avevo dimenticato di accendere l'air assist. Comunque vedremo una parte bruciacchiata e il resto invece eseguito correttamente perché l'ho acceso in tempo, meno male. Quando avete degli incisori laser che hanno l'attivazione automatica dell'air assist, vi evita di dimenticare queste cose. E ancora Atom Stack, questa cosa sembra non l'abbia integrata. E adesso finalmente è arrivato il momento di divertirsi. Quindi
iniziamo a mettere i vari componenti, sono tutti ad incastro, un incastro praticamente quasi perfetto. Ok, ho incastrato perfettamente i vari pezzi, ipotizzo che non sia necessario l'utilizzo della colla visto come si è incastrato bene, e adesso proseguiamo con mettere tutti gli altri componenti. Quindi proseguiamo con la colla e mettiamo ogni componente al suo posto. E quindi ragazzi, come avete visto, realizzare un quadretto di questo tipo con dettagli così importanti da ben 19 mm con un incisore laser di questo tipo è praticamente un gioco da ragazzi. Bisogna tenere conto però che ci sono delle regole di sicurezza, perché anche se io vi faccio vedere nelle recensioni che l'incisore riesce a tagliare con 3 passate, non vuol dire che dovete lavorare solo con 3 passate, perché in un angolo non è riuscito a tagliare, c'erano degli scarti, insomma non è riuscito, l'avete visto. Quindi mantenetevi sempre con velocità un pochettino più basse oppure potenze leggermente più alte, accontentatevi di fare eventualmente più passate in modo da riuscire a ottenere i tagli, perché altrimenti rischiate di rovinare tutto. Spero che questo quadretto vi piaccia, spero che piaccia pure al sensei di mia figlia, a me piace tantissimo, a mia figlia è piaciuto pure tantissimo, fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo vi invito ad andare a guardare il link, perché dovrei riuscire a ottenere, come ho detto all'inizio, un codice di sconto molto interessante. Andate a vedere, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti, cliccate sul pollicione lì su per farmi capire che questo video vi è piaciuto, e ci vediamo tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!